l'hai detto tutto tu, per noi sicuramente è una gara molto difficile, perché venivamo innanzitutto da una sconfitta e poi, come hai già detto, tra infortuni e squalifica del capo allenatore, contro un avversario del genere molto più profondo nelle rotazioni e molto più grosso di noi, non era assolutamente facile. E noi però non abbiamo mai dubitato del valore sia tecnico sia umano di chi sarebbe sceso in campo. E infatti la partita, pur se non brillante, pur a basso punteggio, comunque ci ha permesso di stare sempre a contatto con un avversario costruito per, insomma, traguardi importanti. Noi abbiamo fatto la nostra onestissima partita, cercando col cuore di sopperire a tutti quei problemi che hai giustamente evidenziato. Con i nostri valori stiamo facendo il nostro campionato, per cui siamo convinti che, insomma, anche nelle altre partite possiamo dire tranquillamente la nostra, nonostante i problemi che purtroppo stiamo avendo. Carver, Valdiceppo, Cagliari, Carver, Valdiceppo, Cagliari è la quarta formazione in questo momento impiegata nella lotta al quarto posto, è Viterbo. Sono quattro squadre per un posto, un quarto posto, che andrebbe a portare nel girone dei grandi la tua compagine, coach, anche se la formula per assurdo suggerisce di evitarlo. Un commento sulla formula, un commento sugli obiettivi della formula, un commento sugli obiettivi della Carver in questo rush di campionato. Quello, come ci diciamo sempre, io ne sono convinto a prescindere, al di là del nostro campionato, secondo me bisogna ragionare sempre, neanche partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Quindi noi, ecco, ci rivediamo già da domani. E domenica abbiamo Viterbo, per cui dobbiamo stare sempre sul pezzo, non fare né calcoli né commenti alla formula, prenderci tutto quello che viene, ecco. Coach, una vittoria sofferta, quella di oggi contro la Carver Roma, finisce 64-58, una gara dove vince chi arriva prima a 60, una gara dove non si fa veramente canestro mai, molto combattuta, però nell'essere combattuta i tuoi sempre un gradino sopra. Che gara è stata? Sì, è stata una partita strana, perché sembrava che, insomma, soprattutto all'inizio sembrava che ci fosse poca difesa, invece in realtà abbiamo fatto fatica a fare canestro sia noi che loro. Poi partita dove abbiamo riempito, entrambe le squadre hanno riempito tanto l'area e quindi ci siamo, tra virgolette, un po' sfidati a tirare da tre punti. Secondo me abbiamo preso anche dei buoni tiri, ma abbiamo sbagliato diversi tiri con i piedi per terra, e questo, abbiamo fatto un po' di leggerezza quando in un paio di momenti della partita in cui la potevamo controllare con un pochino più di tranquillità. Dobbiamo crescere secondo me ancora tanto fisicamente, tecnicamente, lavorare, continuare a lavorare. È una settimana particolare, intensa, con tre partite, quindi dobbiamo lavorare e recuperare l'energia. Coach, la vittoria della Supernova dal punto di vista statistico è strana, nel senso che questa è una squadra che ha sempre vinto almeno in doppia cifra per punti di scarto. Oggi vince la prima gara punto a punto, oggi vince la prima gara con sotto i 70 punti segnati. È un segnale importante anche in vista della seconda fase e dei successivi playoff. Saranno queste le gare che vorrai vedere la tua squadra, almeno dal punto di vista, ecco, difensivo? Dobbiamo prendere, secondo me, in questo periodo della stagione, dove c'è sicuramente una bella componente di stanchezza, dove abbiamo sofferto tanto da un mese a questa parte, gli infortuni, gli acciacchi vari. Dobbiamo prendere il positivo che ci danno queste partite, soprattutto la vittoria, ma anche, appunto, l'esecuzione in qualche momento particolare della partita, difficile della partita, dove abbiamo comunque eseguito e fatto canestro. Quindi sicuramente è più importante vincere una partita così a volte che non dominarla e vincendo di 20. Quindi dobbiamo continuare a lavorare, inserire ancora meglio Luke, reinserire Eugenio, che è stato fuori per tanto tempo, e continuare su questa strada. Sabato arriva Ferentino, la terza gara in una settimana. Coach, in questo turno settimanale,
che mette tre gare ravvicinate, un commento sul tuo prossimo avversario che ha vinto due gare consecutive ed è sicuramente ripreso. È una squadra insomma che è difficile immaginare in questa condizione di classifica, perché è una squadra con delle individualità importanti. Da quando è inserito Rullo comunque ha avuto un percorso abbastanza positivo e anche lineare. È una squadra che sicuramente verrà qua con voglia di fare bene, e noi dobbiamo capire da subito che tipo di partita impostare, con aggressività, con intensità, ma anche con un pochino più di precisione rispetto a stasera.